Presidente, una nuova forza che si candida agli europei e anche, oggi ha speso parole anche forti nei confronti di qualche avversario. Oltre il 4% ovviamente sì, e questo ormai si è capito e finalmente così la smetterà qualcuno di pensare che la nostra era un tentativo per la sopravvivenza. Il nostro è un progetto, la nostra storia autonomista, federalista e civica oggi si compie anche in modo più concreto con quelle che sono le risposte, le adesioni ai nostri appelli. Ovviamente noi non stiamo lanciando nessuna sfida a Matteo Salvini, non ne sono all'altezza, io sono un politico di periferia, ma è ovvio che sono più leghista di lui, sono più leghista di certi leghisti, lo dimostra la mia storia, e oggi i veri leghisti non possono che guardare concretamente a noi e fare un vero progetto federalista contro quella che è la politica romanocentrica, contro questo centralismo statale e contro anche questo centralismo europeo sempre più liberticida. Senta, ha speso parole anche forti nei confronti di Renzi. Renzi ha fatto l'accordo con Totò Cuffaro, noi invece rispondiamo con il capitano ultimo, a Matteo Renzi. Totò Cuffaro gli ha chiesto in queste ore che per fare l'accordo definitivamente si deve candidare lui personalmente di persona. Ovviamente questo Matteo Renzi non lo può dire, sta facendo di tutto e di più, sta sottoscrivendo accordi con tutte le cosiddette organizzazioni pur di arrivare al 4%. Ecco, la differenza tra noi e Renzi è questa, con noi il capitano ultimo, con lui Totò Cuffaro. Quello che sta succedendo a Bari? Noi guardiamo ovviamente e osserviamo il lavoro che sta facendo la magistratura e oggi una commissione che anche in altri comuni, ho visto comuni anche nella provincia di Messina, dove si è insediata la commissione per verificare realmente il grado delle infiltrazioni mafiose. E quindi io sono rispettoso di questo lavoro e parto a presupposto che il collega De Caro non si debba preoccupare, anzi questo può essere forse l'occasione che conferma la sua estraneità a certi mondi e soprattutto anche quella che in ogni caso è un'azione amministrativa che non si è fatta condizionare in questi anni dalla malavita organizzata.